Ma quante verità, ma quante verità sono state dette stasera, è vero? È una bella serata di verità, è una figa, la verità è una roba bella, solo che le verità sono tante quante le persone che pensano di averla. È un problema. Il problema oggi che abbiamo i social, hai capito? Perché ognuno si sente in diritto di dire la sua verità. E anche il tuo amico Mario, puttaniere, alcolista, timbratore di cartellini conto terzi, su Facebook si erge a messia e ti racconta la sua verità. Ecco, c'è una cosa che però è più vera di tutte le altre, che la verità, quella vera vera, rende liberi. Io tempo fa ho detto la verità alla mia compagna e oggi sono un uomo libero. Perché ci sono delle verità scomode. Quelle che all'interno di una coppia, ad esempio, non bisognerebbe dire mai, solo che non era più possibile, capito, nascondersi. Allora io ho detto, beh, non una verità, ne ho dette tante. Ne ho dette tante, cioè la prima, cioè io ho confessato, ormai era evidente, io ho un problema col cibo. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Mi chiamano anche disturbi alimentari. C'è anche la giornata mondiale contro il disturbo alimentare, che sono d'accordo e sostengo, perché io quando mangio non mi devono rompere i coglioni. Ma che cazzo vuol dire ho un problema col cibo? Perché il problema è che io non ho un problema col cibo. Io ci vuole adoro, gli voglio, io se ho un problema con una persona, prima non gli parlo, hai capito? Non la frequento, gli buco le gomme della macchina. Col cibo non succede, io ci lo amo, gli voglio bene, io ci voglio, il mio migliore amico. Io non lo scoperei. Se non che poi mi fa un po' schifo mangiarlo dopo, hai capito? Se no lo farei. Questa è la prima verità che ho confessato. La seconda è che sono un giocatore d'azzardo compulsivo. E la terza è che mi vesto dai cinesi. Io credo che il fatto che io mi vesta dai cinesi non l'avevo presa benissimo. Però la seconda verità vedo che ha creato un attimo di... Sì, no, è vero, sono un giocatore d'azzardo compulsivo. Che significa che di fronte al gioco d'azzardo io non riesco a trattenermi, capito? Cioè io non riesco a giocare in maniera normale. No, cazzo, è una roba fuori dal mondo, per cui l'unica soluzione è non giocare a niente che implichi i soldi, nulla, ma neanche la tombola natale, eh. Perché quella non me la fanno più giocare da anni, perché l'ultima volta, siccome stavo perdendo, ho rapito nonna, ho costretto tutti a ridistribuire le cartelle, alla fine mi hanno fatto vincere, perché alle 5 del mattino volevo andare a dormire, alle 4 e mezzo mio cugino ha detto ambo l'hanno picchiato, cazzo. Però per vincere questa che è una dipendenza, che è una malattia, ci sono dei gruppi di autoaiuto. I gruppi di autoaiuto, vi giuro, eh. I gruppi di autoaiuto sono... E mi stanno aiutando, no? Devo dire che mi stanno aiutando. Io li frequento e posso dire seriamente e fieramente che oggi sono 110 giorni che non gioco. I gruppi di autoaiuto sono una figata, ragazzi, perché sono esattamente... Come ve li immaginate, come li avete visti nei film, nei telefilm, sono quelli che frequentava Edward Norton in Fight Club. Qualcosa anonimi, ma ci sono però di cosa, eh? Alcolisti anonimi, giocatori anonimi, scopatori anonimi, mangiatori anonimi, gente che si veste dai cinesi anonimi. E no, è bello perché è anonimo, cioè l'importante è l'anonimato, tu lì puoi dire solo il tuo nome e devi parlare agli altri, si chiama condividere. Tipo così. Ciao, sono Daniele, sono un giocatore compulsivo. Ecco, adesso per ricreare l'atmosfera, la rifacciamo che è venuta una merda. Quando io dico questa cosa, voi dovreste dire tutti ciao Daniele. Perché no, così io mi sento a mio agio e la facciamo bene. Allora, ciao, sono Daniele, sono un giocatore compulsivo. Ciao Daniele! Avete fatto benissimo. Secondo me non è la prima volta che lo fate. Così a naso, da dire. Ecco, a questo punto di solito però succede sempre che c'è uno che si alza e fa minchia, ecco chi sei, cazzo. Avevo detto, puttana, ma qua, Daniele Raco, è anonimi, porca troia, siamo anonimi. Sto cercando di fare la mia cazzo di condivisione, ok?
minchia Daniele era con gli alunni. E allora io, oh, però io l'ho sempre detto che il mondo dello spettacolo era un mondo di merda. Ma che cazzo vuol dire? Ma non è vero, cioè io sto cercando di condividere le cose, però comunque è anche una stronzata, la voglio dire subito, questa cosa che il mondo dello spettacolo è un mondo, ma non è vero, cioè non è che tutti sono drogati, sono anche quelli che bevono, non è che... Non ti stupiresti di quanti di noi non tradiscono la moglie con altre donne? Vanno a trans, ma è un altro discorso. E soprattutto basta con questa cosa qui, cioè mondo, lo spettacolo, sono tutti froci. Non è vero, sono anche un paio di ricchioni, ma è un altro discorso. Posso fare la mia cazzo di condivisione? No, sì, scusa. Allora, sono Daniele, sono un giocatore compulsivo. Oh, minchia, amore, non ci puoi credere che ce li hanno anonimi stasera. No, però devo dire la verità, mi sta veramente aiutando questa cosa, perché soprattutto perché da un po' di tempo faccio parte anche di un altro gruppo che è un pochettino più ampio, e è il gruppo di quelli che non sopportano quelli che sono sempre positivi, quelli che la mattina si alzano e su Facebook scrivono buongiornissimo. Poi però non ti salutano per strada perché gli hai detto che giocavi. Però scrivono buongiornissimo, quanto mi stanno sul cazzo quelli lì. Ma perché non è umano? Cioè alle 7 del mattino, porca troia, non puoi essere così allegro. Quindi o sei Renzi o sei uno dei fottuti 7 d'anni. Oddio, porca, non puoi essere allegro la mattina. Se non sei normale, non ti devono girare i coglioni, per forza. O hai scopato la sera prima come un pazzo, devi essere incazzato. È un gruppo per quelli che odiano, quelli che sono falsi, perché io ho raccontato un sacco di balle, ma essere falsi è tutto un altro discorso, e ce l'hanno con quelli che piuttosto che pagare le tasse così a sfregio si comprano un'altra Ferrari, che ce l'hanno con quelli che ti tacchinano la moglie, con quelli che sono ostinatamente simpatici, ma perché? Mi da sempre. Ecco, è un gruppo molto ampio e ne faccio parte da un po' e spero che tante altre persone si uniscano a questo gruppo. Ho esordito così. Ciao, sono Daniele e sono un uomo.